dipende dall'evoluzione dell'uomo, dall'intelligenza dell'uomo, che è passato da un momento di voler fare, perché venivamo da altre situazioni in cui tutto si doveva fare, poi si è accorto che si stava autodistruggendo. Fortunatamente ce ne siamo accorti, chi se ne è accorto prima, poi grazie a qualcuno che con forza, come possiamo essere stati noi, ha cercato di dire: ma signori, non possiamo continuare a fare un'economia che ci distrugge, perché fra un po' non ci saremo più. Quindi dobbiamo fare un'economia che protegge, che guarda al futuro e che può fare business. Si può fare. Oggi di costruito ce n'è tanto. E noi non dobbiamo andare a costruire ulteriormente del nuovo, ma dobbiamo ricostruire laddove c'è, e quindi non occupare dei nuovi terreni è il primo punto sul quale dobbiamo farcene una ragione. Non possiamo continuare a occupare terreni. Quindi individuiamo dove ci sono già dei palazzi, come è stato fatto dove c'è City Life, c'era una costruzione di diversa natura, ecco, improvvisamente è nato, ma anche i palazzi che sono stati costruiti, ne è un esempio l'architetto, qual è stato? Di tenere più verde possibile sul terreno e andare in altezza.